Provengono da molte zone d'Italia, Milano, Bergamo, Padova, Valtellina, Benevento, dalla Toscana, Campania, Puglia e naturalmente dal Molise, i 16 atleti selezionati dal commissario tecnico della nazionale italiana bocce paralimpiche della specialità sitting, il molisano Mario Luca Marracino, che sabato 11 e domenica 12 settembre saranno impegnati in una specifica gara a Campobasso. Il nome che hanno scelto per l'iniziativa è Bocciamo l'indifferenza, un segnale per sottolineare l'alto senso sociale di uno sport che aggrega le persone e le unisce nel pieno rispetto di tutti. Il trofeo è proprio questo, ha proprio questo significato, bocciamo l'indifferenza. Perché? Perché c'è ancora tanto lavoro da fare verso queste persone che sono meno fortunate di noi. Le barriere architettoniche devono essere abbattute tutte. Noi abbiamo fatto tanto in questo impianto per poter rendere più semplice a loro la possibilità di giocare, di attivarsi. Questi sono luoghi di aggregazione, di socializzazione. Questo è uno sport per tutti, lo può fare il ragazzo che ha 5-6 anni, lo può fare anche il novantenne, l'ottantenne. Cioè abbiamo ultra ottantenni che giocano con i piccoli, giocano le signore insieme ai bambini, ai disabili. È un mix. E quindi queste cose qui, l'indifferenza, la dobbiamo mettere da parte. Piano piano bisogna costruire un futuro migliore per queste persone qui. Ecco, questa è una manifestazione molto importante per noi, perché a livello regionale, il movimento boccistico regionale non ha mai organizzato manifestazioni di questo genere. L'Avis, che è una società nuova, ha cominciato, ha sposato subito il progetto dei disabili, sia sitting che standing, e abbiamo dato vita, grazie anche al CIP, il Comitato Paralimpico, che ci ha dato dei fondi per la ripartenza post-Covid, e poi il resto l'abbiamo fatto noi. E quindi la gara, meno male, diciamo grazie a Dio, andrà in porto fra qualche giorno, dopo tre rinvii.